L'argomento del dossier di questa sera vi è stato largamente anticipato, avrete capito anche dal titolo, i giorni del Mediterraneo, cioè che cosa sta accadendo nel Mediterraneo dopo i fatti del 27 dicembre, cioè dopo l'attentato a Fiumicino, dopo i morti di Fiumicino e di Vienna, dopo tutto quello che poi sta accadendo nel mondo per le reazioni che ci sono state. Queste sono immagini purtroppo che tutti conoscono. E la sala partenze dell'aeroporto internazionale di Fiumicino, dove c'è stata una violentissima azione di un gruppo di terroristi, uno scontro a fuoco. I terroristi hanno lanciato bombe, hanno sparato contro la folla. Gli agenti di sicurezza hanno risposto. 13 morti sono rimasti a terra. I morti saliranno poi a 16 nei giorni successivi. Quello che vedete è l'unico superstite del comando terrorista. Poi si metterà anche lui a parlare, al momento in cui si cercherà di sapere chi sono i terroristi, questo superstite farà il nome di Al-Fatah, farà il nome dell'OLP. E nel coro di indignazione generale si sente una voce che potremmo definire in questo momento stonata, quella di Gheddafi. Esalta i terroristi, dice che sono degli eroi e dice che l'azione del comando terrorista palestinese era più che legittima. Ben inteso, le dichiarazioni di Gheddafi innescano tutta una serie di reazioni a catena da parte degli Stati Uniti, da parte dei paesi che si sentivano più minacciati. E quindi ecco le prime notizie. La Coral Sea, la portaerei americana, comincia ad avvicinarsi al Golfo della Sirte e in questo momento continua ad incrociare davanti al mare libico. D'altra parte anche Reagan interviene e in risposta a Gheddafi avanza anche lui delle serie minacce. I terroristi non resteranno impuniti. Insomma, la situazione si fa sempre più incandescente. L'azione del comando palestinese ha in un certo senso risvegliato un clima di tensione che già avevamo visto molto vivo in precedenti occasioni in tutto il Medio Oriente. Si sa adesso che le unità navali americane a Norfolk, in Virginia, sono sul piede di partenza, nel senso che sono pronte a intervenire. E poi c'è un'ultima notizia. Qui vedete Gheddafi nel corso di recentissime esercitazioni navali e terrestri. Gheddafi, attraverso l'agenzia di stampa, ha fatto sapere che si sente minacciata, la Libia si sente minacciata ed è pronta a intervenire e a distruggere le isole e le basi dalle quali partono o dovrebbero partire gli aerei e i mezzi che potrebbero fare un'azione d'attacco contro la Libia.